con Massimo Meneguzzo nel post partita, una vittoria quella della Gimarlecco, coach, piuttosto giusta, mi viene da dire. È una squadra che ha comunque giocato il tipo di pallacanestro che voleva, quando è riuscito anche soprattutto a mettere il pallone dentro. Sì, no, noi avevamo preparato la partita chiaramente cercando di andare a colpire i punti deboli di Firenze, che ormai sono noti che sia sotto, senza dimenticarci però di cercare di aprire anche il campo con qualche tiro da fuori, che purtroppo comunque può essere una nostra manchevolezza. Infatti a lungo andare non abbiamo più tirato bene come all'inizio, però diciamo che la fisicità del gioco interno ha dato il fatto che riuscissimo a portare a casa questa partita in trasferta, che per noi chiaramente è molto importante. Inizia la vera stagione di Lecco, che nelle prime due partite ha giocato contro le due squadre più forti del girone, contro Udine e contro Orzinuovi. Le faccio due nomi, i nomi di Piunti e di Balanzoni, sono due giocatori che hanno giocato una buona partita. Mi viene in mente anche Siberne e Todeschini, altri due giocatori che hanno messo canestri importanti in momenti molto delicati dell'incontro. Sì, sì, no, ma il nostro nucleo è, diciamo, estremamente giovane, perché stasera avevamo 4,96, 1,98, perché abbiamo, se è infortunato, l'altro 96 che abbiamo, comunque siamo forse la squadra più giovane di questo campionato, però riusciamo a cercare di tenere botta in tutto e per tutto, come c'è riuscito anche con Orzinuovi. Però è chiaro, queste sono le nostre partite, perché noi dobbiamo salvarci e intanto cercare di costruire questi giovani che sono venuti a Lecco, cercando di maturare delle esperienze importanti che poi possono magari spingerli a campionati superiori o a essere protagonisti addirittura in questo campionato.